tutti ragazzi, Quarica che vi parla. Siamo in un video molto particolare e perché no, giochiamoci anche un'avventura. Siamo qui nell'avventura al 108 se non sbaglio, stiamo per sbloccare le prossime. Mi raccomando like e iscrizione che ogni sera gioco con voi nelle avventure. Più andremo avanti più ovviamente le avremo al massimo, sono quasi livello 37 e... ecco, ci sta. Ovviamente quando vedrete il video sarò già salito ancora di più di livello, perché il video lo sto registrando il pomeriggio prima. Mi raccomando raga, like e iscrizione che oggi è un giorno importante, abbiamo le armi di voi iscritti. Volete mandarne altre per un terzo episodio? Nient'altro che mandarmele in privato su Discord o su Telegram, poi ovviamente andrò a farci il video. Oggi abbiamo delle armi create da tre persone differenti. Grazie ancora comunque ai creatori delle armi. Adesso le vedremo ovviamente nel dettaglio. Veramente belle. Ricordo, le armi mostrate in questo video sono fake, quindi ragazzi non esistono, come anche quelle del video precedente delle armi fake. Andiamo con la prima, che a mio parere è quella più strana. È artigianale, potenza 2, con tipo 12-13 stelle. Guardate, ecco, potete ben vedere anche voi. Allora, dietro questa lama c'è una storia particolare. Questa intanto è una foto, è un Photoshop fatto da Movo. Quest'arma esiste potenza 2, non con tutte queste stelle, ma esiste veramente potenza 2. E le armi artigianali dovrebbero essere solo potenza 1. E infatti comunque all'inizio del gioco l'arma artigianale livello 2 si può trovare anche, non per forza, si può trovare anche livello 1 normale, ma se si trova, scusate, in potenza 2, ecco, è particolare, però non è rara, è molto comune come cosa che succeda. Però ecco, con tutte ste stelle, no, veramente bel Photoshop, sembra veramente vera. Andiamo con la prossima, queste sono foto di Dani, questa prima era di Amovo. Dani ci offre un deatomizzatore 9000 a fuoco con 6 perk, neanche con 5 bonus, no, 6 perk. Da quello che vedo ovviamente sono perk di una trappola, l'elemento fuoco, mi sembra che sono i perk di una fiammeggiante onestamente, però sul deatomizzatore. Molto molto bello. Ovviamente sappiamo tutti che il deatomizzatore non può esistere fuoco, esiste solo energia. Molto bella Dani, molto fatto bene come Photoshop, ci sta. Andiamo con il prossimo ragazzi, con il prossimo. Abbiamo le luci a muro. Abbiamo le luci a muro doppio elemento, energia fisico. Energia fisico, bellissime, anche esse al massimo di potenza. Elemento in cima ed elemento in fondo. Belle, fatto molto bene questi Photoshop. Queste qui sono foto di Dani, come vedete. Belle, 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 ci sta. Bel Photoshop. E l'ultima, a mio parere, è molto onorevole come cosa. Tre righe, molto, molto particolare. E diciamo si addice, diciamo che... ecco, veramente, ma che bella, 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 ragazzi. Bella, questo è un bel Photoshop. Elemento righe, più 20% di danno. Immaginatevi che cosa potrebbe sparare, anzi sparare, questa è un'arma da mischia. Molto carina, Dani, molto belle come foto. Bellissime. Oggi abbiamo una decina di foto, queste ecco erano le prime 4. Ora andremo a vedere il resto delle foto, le ultime 6 rimanenti fatte da Anacardo e sono veramente fighe. Comunque GG ai creatori precedenti, bravissimi ragazzi. Iniziamo con una particolarità delle foto di Anacardo, che è questa, il ruggito del drago con un perk con tutti gli elementi. Rainbow Rolls, anzi Mixed Rolls, con tutti gli elementi in fondo, ruggito del drago. Ma quanto è figo come arma. Immaginate veramente un perk, ok, che al posto di esserci scritto elemento, energia, bla bla bla, ha solo tutti gli elementi. Ma immaginatevi che roba. Ma è fighissima sta cosa. Bello bello. Sono un po' sgranate come foto, vabbè, sono uscite in questa qualità, però ecco, comunque le riuscite a capire. Bella bella questa, bella Anacardo, ci sta. Continuiamo con una Matt Candy Corn, doppio elemento, il primo Galassia. Porca bestia, assurdo. Una volta c'era gente che diceva elemento Galassia, in realtà era l'abilità di un'arma che rendeva quando la puntavi, se non erro, intorno comunque alla punta dell'arma, questa roba un po'... in realtà no, era l'abilità dell'eroe, non era nulla di che, però molto bella. Questa qua ovviamente è una Matt Candy Corn, sicuramente presa da un doppio elemento fuoco fisico, addirittura il 112. Ah, carina, molto bella, bella bella come Photoshop. Si continua ragazzi, si continua sempre con le armi di Anacardo. Abbiamo un trapassa laser con 7 perk, tra cui 3 elementi legacy. Guardate davanti a voi, ma guarda è bella. Doppio natura, acqua e perk su. Bellissima. Io all'inizio pensavo che erano presi tutti questi perk da... io lo scavo fuori, cioè dal bulldozer doppio elemento 8 perk. Invece no, sono perk proprio messi da tante armi.
tra cui un trapassa laser molto bello. A mio parere dovrebbe essere un trapassa laser acqua più aggiunta dei due perché natura in fondo. Molto bello come Photoshop, ci sta. Belle belle queste. Si continua con un dilemma. Ma esiste il lanciallo in fisico? No, non esiste il lanciallo in fisico. Davanti a voi la foto di quello fake, ovviamente, con in mezzo il fisico, con i perk blu-blu, viola blu-blu. Come potete ben vedere, all'elemento fisico, ovviamente l'elemento fisico della Lanciallui non esiste, non è mai stato creato. E ecco, se vi serviva la conferma, è qui, non è che serve da dire. È da tanto tempo che molti dicevano, no, non esiste. Questa è una foto anch'essa fake, ovviamente, molto bello, il 130 Lanciallui fisico. Ma immaginati veramente che esiste, che tu spari e quando spari ti fa danno fisico. Cioè, immaginatevi, molto bella come cosa. Finiamo con le ultime due, tra cui un altro lancio Halloween. Davanti a voi il lancio Halloween senza elemento, 5 perk più bonus, e in mezzo c'ha un perk verde. Ma è bellissimo tutto ciò, molto fatto bene, veramente figo. E ci sta, sembrano i perk ripresi da quello natura, però non mi sembra molto, però molto molto bello. Bellissime queste. E come ultima, a mio parere la migliore, anch'esso un dilemma, ma esiste la Matte Energia? No, non esiste la Matte Energia, e davanti a noi abbiamo un'arma fake, Matte Candy Corn Energia Fisico. E ecco, non esiste ovviamente, molto bella e stupenda, guardate che roba. Immaginate veramente che esista una roba del genere. Circolavano da tanti anni foto di questa cosa così, in questo caso è stata creata da zero, ma esistevano già foto finte create su Photoshop. E niente, ecco, per chi se lo domandasse, natura, energia, la Matte Candy non esiste, ecco ragazzi. Purtroppo, chissà, più avanti forse lo inventeranno, ma la vedo un po' dura. E vi immaginate veramente. E un'altra domanda che forse mi è stata anche fatta nell'altro video: ma perché ci sono le scritte sopra le foto? Allora ragazzi, quali sono i watermark? Innanzitutto non sono su tutte le foto che ho mostrato oggi, ma su una parte, su comunque le armi che sono state fatte, cioè il watermark è stato direttamente fatto dalla persona che ha fatto l'arma, cioè chi l'ha messo, chi no. In questo caso sono stati messi watermark per un semplice motivo, che nell'ultimo video, come io già so che sarebbe successo, ci sono stati degli utenti che hanno preso le foto e le hanno spacciate come armi vere, scammando su Telegram, e ho anche una chat, e ve la mostro davanti a voi, guardate, cioè questa persona ha scritto proprio praticamente easy, facendo vedere un'arma presa ovviamente dal mio video, dicendo, ecco, proprio intuito che ce l'aveva, invece no, l'aveva presa, non avevo neanche messo il watermark. Per quello ragazzi, i watermark servono per evitare le scammate, infatti anche nell'ultimo video delle armi ho spiattellato sopra due watermark nei punti in cui si sarebbero visti i perk delle armi, quelle che le armi di Black, capito? Per quello, così da evitare gli scam e che poi le armi circolino come foto in mano a persone che non le hanno, ecco. Solo questo è l'utilità che, diciamo, utilizzano praticamente tutti per mostrare le loro armi 1-1. In questo caso i watermark servono per le 1-1, per delle legacy, ecco, particolari. Ragazzi, queste qua sono le foto, vi ho spiegato anche cosa sono i creatori di codeste foto, di codeste armi, che sono veramente bellissime. Ne volete fare altre voi per un nuovo video? Basta che mi contattate su Discord, su Telegram, e mi mandate le foto in privato. E niente, qui da righe tutto. Bella regà, grazie di cuore a tutti quanti della visione, e grazie ai creatori di nuovo per le armi. E ci vediamo stasera, come sempre, in live, per giocare insieme l'avventura.